Eccolo sì ormai ragazzi, rieccoci tutti quanti, carichi pimpanti, arzilli nel canale, unatevi insieme, un buon sabato, buongiorno e buon risveglio e auguro a tutti voi un bel weekend. Per il video di oggi, come sempre, vi faccio una excursus di quello che sta succedendo a livello di Unione Europea con nuove leggi in arrivo proprio per andare a combattere questo sistema nero-azzurro. Cade a fagiolo proprio questo nuovo regolamento che verrà varato appunto nell'ultima Commissione Europea. E poi facciamo un'altra analisi invece di quella che è la situazione della Juventus, con Motta che ormai ha procinto di firmare e con Conte che è al Napoli, praticamente firmerà lunedì, c'è già l'accordo, avete visto anche DAZN ha pubblicato, One Football, presto uscirà su Sky Sport, Tutto Sport, Sport Mediaset, quindi sarà una vera battaglia questa stagione per tentare di giocarsi lo scudetto. Poi ovviamente andiamo a vedere anche un po' di argomentazioni sull'area sport, però ecco, partiamo da questo perché mi sono fatto un po' di appunti per quel che riguarda la nuova norma antiriciclaggio varata dall'Unione Europea. Ecco, l'Unione Europea fa una legge che cambia la situazione già instabile dell'Inter. Ora tremano ovviamente il capo del Senato, non vi nomino nome per motivi appunto di privacy, tutti i politici, i magistrati, i VIP, i PM, i dirigenti, i presidenti delle varie associazioni e multinazionali che proteggono e tutelano il brand nerazzurro. In seguito al disastro finanziario che ha travolto l'Inter, con debiti schiaccianti e un misterioso passaggio di proprietà ad Oaktree, emergono gravi accuse contro la gestione del club e le figure politiche ed influenti che lo circondano. La situazione appare sempre più torbida, con tribunali e magistrati coinvolti, politici dichiaratamente interisti, che sembrano proteggere il club dalle sue responsabilità, che questa è la cosa più grave. Questi personaggi nascondono le malefatte e garantiscono che l'Inter continui ad operare impunemente, dando continuità aziendale anche se non potrebbero farlo, nonostante le evidenti irregolarità e il caos finanziario che la circonda. In seguito al disastro finanziario dell'Inter, appunto, e ai debiti accumulati, e alla scomparsa delle azioni di Lion Rock dalle Cayman, paradiso fiscale, ricordiamolo, l'Unione Europea ha attivato una norma mirata a colpire queste irregolarità, in un contesto in cui la trasparenza e la legalità dovrebbero essere al primo posto. L'Inter, appunto, diciamo, evidenzia, diventa un esempio lampante di come il potere e le connessioni possano distorcere la giustizia, in questo caso anche la giustizia sportiva, che di solito è molto celere e interviene immediatamente quando ci sono dei casi come questo. Le nuove norme antiriciclaggio dell'Unione Europea sembrano essere una risposta diretta a queste pratiche oscure. Questi provvedimenti impongono controlli severissimi per i club, quindi molto forzati, procuratori, perché anche loro sono veramente in questo, diciamo, accrocchio di persone che prendono tangenti e in qualche modo prendono commissioni non regolamentate, e anche per gli sponsor, ovviamente nel caso di Digital Beats l'abbiamo detto, no? Sottolineando il rischio elevato del settore in questione, perché il calcio comunque è soggetto a queste cose perché gravitano milioni e milioni di euro, cioè è comunque adesso la settima azienda italiana, tra l'altro. Il flusso di capitali all'estero verrà filtrato al massimo per evitare che non siano appunto regolamentati questi spostamenti di capitali e quindi ci sarà una legge ferrea e rigorosa che nessuno potrà bypassare. Questa è una cosa molto importante. Così verranno combattute tutte le operazioni poco trasparenti e non rintracciabili, come in questo caso della Euroc, ricordiamolo, associate ai paradisi fiscali, come proprio nel caso di questa azienda, il cui padrone penso sia addirittura indiano, se non sbaglio. Ecco, quindi abbiamo fatto un po' di chiarezza. Sono molto contento che verranno presi dei provvedimenti, magari, ripeto, anche indirettamente, non lo sappiamo, però guarda caso, proprio quando è venuto fuori questa bufera sull'Inter. Come al solito, prima si fa il danno e poi dopo si fa la legge. Dovrebbe essere il contrario, cioè prevenire e non curare, ma l'abbiamo visto anche fare durante il periodo dei passaporti falsi, come quello di Recoba. Prima si fa l'errore e poi c'è una legge che impedisce a quella società di fare quell'errore lì ed essere punita, sempre nel caso dell'Inter, perché se fosse stata qualche altra società sarebbero già tutti intervenuti. Quindi questo era un altro assaggio, no, di quelle che potrebbero essere le trasformazioni. E ripeto, questa situazione cambierebbe tutti i settori, non soltanto quello del calcio, il settore alimentare, il settore biochimico, il settore medico. Diciamo, tutte le aziende verranno coinvolte da questo punto di vista e si eviteranno proprio questi accrocchi finanziari e questi spostamenti di capitali
diciamo sconosciuti oppure non rintracciabili. Quindi è una cosa molto importante, perché così si eviteranno anche tangenti, si in qualche modo riuscirà a identificare le persone dietro questi spostamenti di denaro. Questo è fondamentale. Ecco, per chiudere il video, così rimango sempre nell'ordine degli 8 minuti, massimo 9, ho visto che i video corti vi piacciono di più e sono più facili da seguire. Ecco, Tiago Motta è stato scelto da Giuntoli, ricordiamo questo, investito da grande potere da parte di Elka, ha confermato di essere colui che sta dirottando la Juventus verso un'altra filosofia calcistica e soprattutto un cambio di mentalità importante anche a livello di gioco, di modulo, di tattica, di tipo di giocatori. E è la prima volta che c'è una sinergia diretta tra area sport e allenatore, e questi due ingranaggi stanno studiando la miglior formazione, la miglior Juventus possibile per le prossime stagioni, quindi per il prossimo triennale. Come abbiamo detto, la base fissa di questa nuova relazione con Motta è evitare spese folli. Motta ha accettato questo ingaggio di 5 milioni che forse scalvalerà leggermente, hanno cambiato un po' le cifre, proprio perché è sicuro che anche con pochi ritocchi il mercato mirato potrà tornare competitivo, anche se comunque, ricordiamolo, ha avuto un trascorso al Genoa, allo Spezia, al Bologna, ma già lì in queste squadre ha fatto una bella gavetta e ha dimostrato che può ricalcare, diciamo, queste orme anche in un big club. Quindi io sono fiducioso e quindi in questo momento non mi sento preoccupato anche del fatto che Conte sta firmando col Napoli, devo dirvi la verità, perché come ho detto ho molta fiducia nei nostri uomini. E Manna contentissimo di aver portato Conte a Napoli, De Laurentiis ha accettato, no, di pagare circa 7-8 milioni all'allenatore leccese. Si cercherà in tutti i modi, come hanno detto anche gli addetti ai lavori, di trattenere Di Lorenzo, che è un nome caldissimo, accostato alla Juve, all'Inter, ad altre squadre, proprio perché non è in vendita secondo loro. Quindi in questo caso forse la volontà del giocatore di andare via non passerà davanti alla voglia del club, dello stesso Conte, di tutto lo staff suo, di trattenere il giocatore, perché è un punto fermo cruciale per la piazza. Vedremo cosa accadrà, perché tutto può essere, però ecco, diciamo che è un nome che sta gravitando anch'esso in orbita bianconera. Ripeto, se bisogna fare lo scambio di Lorenzo Chiesa, direi di no assolutamente. E proverei in tutti i modi a non privarmi di Chiesa, e sono sicuro che Motta non è che non stravede per lui, però se non ci sono i motivi per doverlo sacrificare proprio in un mercato in cui bisogna fare colpi mirati, io sono convinto che Motta tranquillamente lo terrebbe nella rotazione, perché è un giocatore, come ho detto, indispensabile nell'attacco a 3 o anche nel 4-2-3-1. Quindi ecco, tenendo conto che abbiamo 5 competizioni, potrebbe servire veramente anche il suo aiuto. Per chiudere, stiamo tutti aspettando la notizia, diciamo anche per l'area sport, perché come ha detto Pompilio e Stefanelli sono in arrivo. Però per quanto riguarda lo scout, piace molto Sbravati del Genoa, che ha fatto miracoli trovando gioielli su gioielli. Avete visto il Genoa che squadra che ha fatto, dandola in mano a un Gilardino comunque bravo a gestirla, però ha trovato giocatori veramente interessantissimi in questi anni. Ed è proprio colui che trovò Rovella, poiché poi andò alla Juventus e adesso verrà appunto ripreso dalla Lazio per un totale di 17,5 milioni di operazioni. Soldi che poi ci consentiranno, insieme a quelli di Pellegrini, 2,5 circa, di prendere Di Gregorio. Quindi insomma, vediamo se arriverà lui, perché potrebbe essere veramente un ottimo tassello per la nuova area sportiva di Giuntoli e ovviamente in supporto a Tiago Motta, che arriverà con 6 assistenti molto bravi e preparati. Forza Juve fino alla fine!